La politica a fondo di Grillo sul PD riguardo le primarie e sul blog parte la proposta I cittadini denunciano i brogli. Giuseppe Carboni. Nell'ormai quotidiano scontro tra 5 Stelle e PD, oggi sono i democratici a subire l'offensiva del movimento. Il caso, le primarie a Napoli e quel video di Fanpage sul voto pilotato, lo scambio di denaro e seggi per votare, sul quale sin da questa mattina si lancia il blog. Post di Roberto Fico e domanda a Valeria Valente, il candidato sindaco dei Dem. A Napoli cosa aspetta a denunciare i brogli? Il PD, secondo Fico, è da commissariare, per decenza non dovrebbe presentarsi alle elezioni. Grillo rilancia tweet sul suo profilo, mentre è a Casavatore, provincia di Napoli, c'è Luigi Di Maio. Qui il candidato sindaco dei democratici, Salvatore Silvestri, è indagato per voto di scambio, ma il discorso vira inevitabilmente sulle primarie napoletane. Io ho perso le speranze in un partito come il Partito Democratico, forse non le ho mai avute, ma anche chi le ha oggi ci deve fare la cortesia di ribellarsi. Io, se fossi un elettore del Partito Democratico, chiederei indietro prima di tutto i 2 euro che hanno dato ieri per andare a votare e soprattutto denuncerei il mio partito per l'illusione e per la presa in giro che hanno subito questi elettori. A Napoli è andata in scena una vergogna, in calza Virginia Raggi, la candidata sindaco del Movimento a Roma. A conferma che lo scontro tra 5 Stelle e Democratici è frontale. Le mail spiate dei nostri parlamentari da parte della Casaleggio Associati, polemica creata d'arte, risponde. Piuttosto dice, Renzi faccia chiarezza sulle responsabilità dei 12 miliardi di debito della capitale, coperti economicamente fino al 2018, ma che gli italiani romani dovranno pagare fino al 2040. Non sappiamo nulla, sappiamo solo che veniamo caricati di ulteriori debiti. Se Renzi pensa di voler utilizzare la minaccia di questa gestione per far fallire Roma, se ne dovrà assumere tutte le responsabilità.